nessuna caramella, nessuna caramella, cara, me la spalmi quella zona sulla parte della palla. Ero nella mia nazione come il sangue misto. Perché ho le stesse metriche di Piquet nella cassa di Pavarotti. Tu vuoi parlare con me di rap? O spari stronzate come i nerd sul web? Ok, saluto alle competizioni. Ok. Clementino vincitore di questa terza edizione, fate rumore adesso! Vai Massore, fra! Sì, sì. Che stai a livello potenza, vai mo, vai mo! Alzate in mano, vai giù perché c'è stato tutto quanto! Hey. Iena vuoi termine a parte che flusso, originale già sai che devono po' pascosso, originale già sai che tenga maglietta rossa, originale già sai che è meglio che si scava una fosca. Ok, rossa, Enzi rappresenta nella sfida contro Enzi e Clementino e il toro nella corrida. Vuoi vedere quando arriva non si sfida, zero corrida se vado, zero corrida rispetto per Corrado. Zero corrida rispetto a che Corrado, originale faccio la base ma soltanto visione rado. Iena White, solo un fatto di corrida, trasforma il palco in oro come Remita. Da zero sfida se si va, se io vado a morire lui entra nella mia tomba come la Ida. È sempre qua la differenza che si pone, noi siamo io e Clemente, la sua amicizia devastare la nazione. E non è altro che la spoken poetry americana, cioè l'idea di declamare delle rime, di fare poesia in pubblico e di farla però utilizzando le tecniche dell'improvvisazione. Io quando ho cominciato a fare rap pensavo che il rap si potesse solo scrivere, che non esisteva il freestyle, cioè nessuno me l'aveva detto. Non arrivava nulla dall'America se non i video e i dischi, e nei dischi non c'era freestyle, e nei video non c'era freestyle. Mi compravo Rumore, che è questa rivista musicale, e ho comprato un numero di Rumore dove c'era un articolo sulle posse. E si parlava di tale General Bunny che all'Isola nel Cantiere, famoso storico centro sociale di Bologna, era capace di andare avanti mezz'ora pure di seguito facendo freestyle, improvvisando. Io ho letto questa cosa e non ci credevo, non è che non ci credevo, non pensavo fosse possibile. Dicevo, come si fa a improvvisare le rime, tutto un testo dall'inizio alla fine? Provavo a farlo, ma non avevo proprio capito come si poteva fare. Dicevo, no, magari quello dice improvvisa, ma saranno testi. Poi una volta ho conosciuto i Menti Criminali, e io, grande fan degli Isola Posse, gli chiedevo sempre: conoscete gli Isola Posse? Conoscete Spigardino, che per me era una specie di guru, è tuttora un maestro di vita. E loro mi dissero: sì, ma dice, mo non hai capito che gli Isola Posse, non so se ancora si chiamavano così o già avevano cambiato nome, dice, girano con un loro amico, tale Neffa, che non sai cosa fa in freestyle. Allora io gli dissi: ma allora è vera la cosa che si può fare il rap in freestyle? Sì, guarda, te lo devi andare a vedere, devi comunque sentirlo, questo Neffa che è qualcosa di clamoroso. Mi chiamo Giovanni Pellino, soprannominato Neffa. Ho avuto una vita prima del rap e una vita dopo il rap. Sono entrato nel rap come batterista e sono uscito come cantante facendo incazzare un po' di gente. Premetto che la mia presenza qua è soprattutto perché mi è stato chiesto di parlare del freestyle, perché altrimenti se si doveva parlare dell'hip hop ci voleva anche molta altra gente.
quindi io penso di essere qua come rappresentante di una certa scuola vecchia di freestyle. E con frate Moscio, zi, Clementine MC, porti TCK sullo story in 3D, tu è inutile che amo fo' trendy, che situazione abbastanza apparenti, appare scombar come Udini. Che cazzo vuoi che ti spiego come sto rappando, metricamente andando, talmente tanto veloce che se mi sente lo pardi mi dice oh sei pessimista. Ciao, sono Yari, divido la mia vita con Elsie, classe 85, Torino. Al fianco di Rage & Ride ho fatto uscire un disco nel 2005 che si chiama Sotto la Cintura. Dal 2003 a oggi ho vinto alcune fra le più grandi competizioni nazionali di freestyle, tra queste sicuramente da citare il Tecnica Perfetta e il To Da Beat. Io devo vincere, stop. Utilizzo tutti i mezzi che ho per farlo. E io penso che bisogna farlo con imprimendo il proprio stile, far vedere che uno è più stiloso, saper andare a tempo, avere del flow, avere delle metriche, delle tecniche, però dire delle cose. Io sto dall'altra parte della barricata, aspetto il flow e non ho tempo, perché così che è andata, è la solita strada, impara dal Bouchard, se ritorni di Kid Grace con Africa Bambata. Clementino Napoli. Piace il passaggio, raggio solo il coppe dei passaggi, il nostro paese già ci ha capito buona l'abitudine. Da casa in abita, tranquillo, forse con la virtudine, cruda versione, canta se non è quasi inutile. È un'esperienza che andrà se va a porta e ti trasporta, nata a parte non c'è stato esperto, e si c'è stato, nata studiato il Ciao a you, sono Clementino, pure Clemente, sono di Nola, provincia di Napoli, questa qui è Nola, tutto il mio paesino bello di periferia, e faccio parte di due crew di Napoli, una si chiama TCK e un'altra si chiama Mutagenics. È uscito il mio primo album dopo 10 anni, si chiama Napoli Manicomio. Ho vinto un pochino di gare di freestyle in giro, giusto perché avevo la capata giusta in quel momento, come dicono a Napoli, avevo la giusta voglia. E una è il To The Beat, un'altra Tecnica Perfetta, un'altra si chiama Valva Rap e il Da Bomb a Roma. Certo che c'è l'arma del dialetto comunque per tutti quelli del sud, non solo i napoletani, che è comunque una cosa molto... molto forte, può essere anche chiamata arma a doppio taglio, perché comunque c'hai uno slang dialettale che somiglia molto a quello americano, però comunque l'arma a doppio taglio, perché non ti capiscono tutti chiaramente. Si becca una rima che fa male talmente tanto che come i Deluxe vuoi sentire il mio flow, vuoi spazio, altro che fellazzo, ti do un'intera camera di un ospedale, che cazzo. Il mio flow non si leva perché quando arrivo spingo, la mia vetta non si vedrà mai come quella dell'Olimpo. Se vuoi sfidarmi vieni qua che ti dimostro che t'abbasso come limbo, in un limbo dell'inferno rappo MC in un raccon ogni volta che stappo bottiglie tipo Martini. Chiedi a George Clooney dove sta il party, ti dirà che sta dove ci sono i miei stili, senza arti né parti, senza arti per confrontarti non ci arrivi. Io ora abito da un'altra parte, però se devo dare un'idea di quello che sono, di quello che ho fatto, di quello che ho vissuto, vi porto qua. Le prime rime fra di noi, fra ragazzi, si facevano qua come in altri parchetti dove magari poi andiamo a fare un giro. Però comunque l'hip hop nella mia vita non ha un luogo preciso da dove è partito. È partito con me, mi ha seguito in quello che ho fatto e dove sono andato. Ancora mo chi è che ti attacca? 1997, quando è che ho iniziato? Alla fine del 96, più un altro day, ci per zitto, passo beat, day. Questa qui è la Jazz Call, praticamente
il rione IACP di Cimitile, paese in provincia di Napoli, e sono le case popolari. Io qui ci sono nato, nel senso che mia nonna abita qui, quindi da piccolo sono sempre stato qui a giocare a calcio con gli amici, a giocare a nascondino, le prime cose. Il primo contatto con il rap l'ho avuto proprio tra queste palazzine. Il mio primo gruppo rap, che si chiamava 20.000 Volts, è nato qui. Ma quale sforza dell'Olanda, sei più credeno di un soldato, ti manca l'elmo. Clementino lo devasta, la maglia arancione è un buon pelmo. E quello che ti porta ancora non lo fermo. Ok, questo stile che ti faccio te la dico tutta. Parli di buon pelmo perché sei la frutta. Il tuo rapper te lo dice qualche puta. Chiudimi una rima, peccato che l'hai fatta brutta. Io tengo la città come cultura hip hop, non alle città in se stesso come è fatta la città. Io tengo la città per quello che mi ha trasmesso, e se ho un suono e sono quello che sono, lo devo alla città. 20.000 volte eravamo io, lui, MC Urano, e abbiamo iniziato a capire questa cultura insieme, non a farla, a capirla, giustamente, perché noi avevamo la realtà da vivere, quella che era, e non farci viaggi, eccetera. Se questa è la nostra realtà, se a me parlare con un amico era "guaglio, che stai facendo?", era inutile fare "yo yo, che cosa fai in questo momento?", "yes yes, papà". Il classico problema di tutti quelli che si avvicinano al rap per il primo periodo è che trovi comunque chi ha iniziato prima di te che ti guarda un po' con l'aria "spostati, sei un sucker, sei un cioccio", capito, quei termini, perché poi tu chiami sucker a uno che in realtà è soltanto un ragazzino e vuole iniziare ad imparare. Allora ci sono stati i primi conflitti qua dentro, e fino a che mi sono preso la mia rivincita. Dopo nemmeno un anno sono arrivato qua bello e pronto a fare freestyle, e io l'ho dato un po' a tutti. Io diciamo che a Torino mi ci sono avvicinato perché la domenica pomeriggio mi capitava spesso di andare a questo si chiamava il Palladium, ed era un ritrovo praticamente di era un ritrovo praticamente di hip hop, le prime domeniche pomeriggio di hip hop che mi sono visto io. Questo è il terzo dito che connetto alla gente che ne sa un tot, ma è Torino top flow. Arrivo con le rime e poco dopo riconosce "non mi vedi", faccio cadere la telecamera dal treppiedi e non si regge più la buona mic a crew, e ti batte e corre perché ha mille piedi e tu non ci arrivi mai, riconosce non è facile, stampa tipo in faccia la mia immagine. Secondo me quello che fa gasare un ragazzino del rap è l'autocelebrazione, il fatto di dire "io sono più forte di te, io mi impongo su questa cosa". È una cosa che non è da sottovalutare, perché non è una banalità questa cosa qua. È importante, è un aspetto dell'hip hop molto importante, l'autocelebrazione. Quindi diciamo che le prime cose che ho scritto sono sempre state cose di impatto, e quindi questo inevitabilmente ti porta a fare freestyle. Cioè io facevo freestyle perché sognavo il giorno in cui avrei preso un microfono, in cui avrei fatto sentire le cose che avevo da dire. Cioè sai, ci vogliono i palla per stare a dint, perché giri nei guardano malamente, vogliono il casco, piano petardo, a livello estremo, cuffrate, ma metti una pittura in dei muri. Cioè sai che a un livello estremo e faccio paura, ma mette l'ennesima cintura, paga a sbattere, faccio una barriera, ma non ce ne sta perché tengono sclere, tengono scuda, nanzo viso. Ho iniziato a scrivere i testi, subito dopo è arrivato il freestyle, quando ho capito che esisteva, perché non sapevo dell'esistenza. Giustamente qui uno andava avanti ascoltando solo quello che ti proponeva la radio. Mi ricordo che ai tempi certi gruppi italiani cominciavano ad andare a suonare all'estero, soprattutto in Germania. C'era stato Paparichi, forse c'erano stati anche i Romani, c'erano stati i Lion of Spots, che nel frattempo poi avevano cambiato nome in Piombo a Tempo. E così Piombo a Tempo chiesero a me di andare come ospite con loro in un tour. Io non avevo testi. Allora la sera del primo concerto, dopo mezz'ora, abbiamo finito i pezzi, ci siamo guardati, mi ha detto "mo che si fa, che cosa non si fa?". E così io, che avevo sentito fare un po' in giro freestyle, niente, sono partito, ho detto "dai, metti una base, no?". Tanto eravamo in Svizzera, mi sono detto "vabbè, tanto se sparo cazzate mi si capirà il giusto". E così quella sera lì ho fatto sto freestyle, ed era verso la fine del 92, e mi ricordo che cominciai a farlo, cioè se lo sento adesso piango vomito, però ai tempi mi sembrava che avesse senso,
e mi ricordo che dopo il concerto ero veramente in uno stato post allucinatorio, lo chiamavo questa cosa, dicevo cazzo stasera c'avevo questa cosa, ma questa cosa cos'è, ma chissà se domani c'avrò questa cosa. Passa Frate McLemente a mostra, ancora mo stasera, voglio negare l'atmosfera, sto mienzo come Dean dall'ultima cena, ci sta Gesù, rappresento po' sud, poi voglio una castarna a caballà, manco fosse una tribù. La mia prima tag è stata track, speaker track, perché ho avuto un incidente ai denti, me ne sono sfondati tutti e due quelli davanti, praticamente cadendo, e il rumore che ho sentito è stato track, quindi quando abbiamo capito che ogni rapper doveva avere la tag, eccetera, è stata speaker track la prima. Se mi inceppo è perché ho fame, lasciami le parole se le mangio è perché ho fame, il mio flow non si tiene perché ho fame, fiamme di cultura, fame di strada, la mia strada non parla di fame, parlo di te, se vuoi sapere come va adesso becca, tu parli di te, il te delle 5 degli inglesi, io senza pretesi tipo te alla pesca, come sei preso un te male, te da lascia stare. Diciamo che soprattutto la mia età, soprattutto la mia generazione è cresciuta un po' fuori da quello che è inteso come hip hop culture. Io ho avuto subito la fortuna di avere a che fare con personaggi di spicco, anche se non a livello musicale, a livello produttivo, a livello umano, cioè gente come Walter X e Taglierino che mi hanno insegnato tanto comunque nel progetto Dynamite Soul, che ha avuto poi i suoi trascorsi, ha avuto i suoi motivi poi per finire eccetera eccetera, ma è stato fondamentale, e loro per esempio mi hanno trasmesso un grande interesse per il digging in the crates, per andare a cercarsi dischi, per andare a trovarsi dischi americani, capire da dove arriva quel campione, quindi tutto quello che è soul, che è funk. La persona che più mi ha fatto avvicinare, diciamo, al rap americano e anche al turntablism, perlomeno a seguire, DJ Snatch, eccolo qua. Comunque sono sempre stato vicino molto all'ideologia di rap delle sacre scuole, piuttosto che le robe di Luigi, per esempio. Neffa, Chaos, Frankie High Energy, Colle del Fomento, La Famiglia. Il rap ad incastro, Danno dei Colle del Fomento, quel tipo di rap lì mi ha sempre emozionato. Ok, io ci sono, tu ci sei, e fatto iniziare perché vuoi vincere a tutti i costi. Ok, ma ti ho visto che in questi posti c'è uno degli MC più tosti che può ribaltare tutta la situazione semplicemente usando tecniche in pop. Se tu vuoi fare la metrica complicata non c'è problema perché conosco la strada, e adesso una fiera per la l'hai trovata. Oh, qua si è scagliata su di te, adesso qua dalla mia città Roma la capitale, con lo stile che ti fa male mi hai fatto cominciare a fame. La vecchia scuola di freestyler, gente che secondo me ha insegnato tantissimo, e anche tutti i nuovi nomi, Enzi, Clementino, Ira che è molto potente, i napoletani, i Rob, Oprot, tanti nomi che cioè, poi alla fine è anche un piacere scoprirli, no? È anche un piacere scoprirli. Un po' secondo me devono questa roba a loro, a Mauri B, Tormento, Esa, Neffa, il Danno di Brutto. Da Gagno cioè, non scrivevo un testo se dentro non riprendevo quattro rime almeno, se non lo scrivevo e non partivo neanche con l'idea di scriverlo. Adesso ho sacrificato molto questa parte qua perché comunque c'è l'interpretazione, ci sono meno parole, c'è... però comunque più sentimento, punto di più a dire delle cose. Tutto il suo quadro la vita, con un altro pezzo di vetro del leopardo, rifugiandomi in un tetro di altro, era l'anno 82 passato, mai passato per il retro, ho imparato quanto serve a passare il cavo in marcia più di un metro. Più passa il tempo, più conosci, come dicevo prima, gente più grande di te che ti dice no, aspetta, tu togliendo quelle due sillabe fai incastrare meglio la frase dentro. Io conosco il flusso lento non sfrenato in un ospedale comune, non dal sound dei gemiti classici, e qua finisce una, ma rappa i massimi che i medici, tutti i talent scout per l'acume l'hanno etichettato talento indiscusso. Che prende conosco il flusso, se tu le prendi e le scrivi sono a ventaglio. La metrica è semplicemente uscire fuori dai canoni per non restare negli standard del A B di un pezzo rap. E sulle quartine le avevo sempre fatte, quindi A B B A, e anche sulle 8 le avevo fatte A B C D e poi D E
come cazzo fai il contrario? CB, ah ok. Però farlo su 16 non l'avevo mai fatto. E allora ho fatto 8 e 8 che si ripetono. Il problema di quelle cose lì però è dargli un senso altro a livello di contenuto, perché poi molte parole sono spezzate, tipo lento, non sfrenato, è nato riprendo ospedale comune, è nato in un ospedale comune, però nato fa parte della parola sfrenato, quindi non sempre, cioè il senso è una roba, non è licenza poetica, ce l'ha un senso, però comunque è da andare a ricercare, non è una roba strettamente diretta che ti colpisce. Per me, cioè, fare rap era proprio una cosa tipo respirare, cioè mi veniva proprio, mi piaceva. Cioè io non potevo pensare a passare il mio tempo in un modo migliore che facendo rap. Cioè il rap per me, appena avevo un minuto libero, mi mettevo una base o mi mettevo a raffare. Ma proprio perché volevo diventare bravo. Cioè la mia idea, dico, io voglio diventare bravo, voglio che io, Simone, e che ieri Danno, la gente di venire il Danno spacca a fare rap e soprattutto a fare freestyle, perché mi sembrava quasi un gradino in più rispetto a un testo, perché il testo magari ci metti 2 mesi, lo correggi, te lo provi 1000 volte a casa finché non lo sai fare perfettamente, magari te lo impari proprio perfetto a memoria e lo fai. Freestyle no, freestyle, anche il più bravo a fare freestyle, c'è la sera in cui è fiacco, c'è la sera in cui non trova la rima giusta, c'è la sera in cui non sta in vena, o c'è la sera in cui fa proprio il fuoco e fa il doppio di quello che fa normalmente. E in più mi piaceva stupire la gente proprio facendo freestyle, dicendo tutto quello che io ti sto dicendo improvvisato, non c'è niente di preparato, niente di memorizzato, quindi questi freestyle che spiegavano addirittura il freestyle così. Sai che guardandoti trovo spunti dalla tua maglietta rossa, come la striscia sulla scarpa fino alla tua mole che è troppo grossa. Sono un po' sentizi, questa è la sì che non te lascia passare, mancuno dei tuoi screzzi, mancuno dei tuoi vizi, con le tecniche che sai sono cosa riduci a pezzi. Cioè cosa, cioè, vuol dire? Che tu ragioni da sedia? Quella tu ragioni da tavolo. Che è come fare, cioè, le più belle sono tipo, che ne so, carta contro carbone o benzina contro legno. Devono essere complementari. Esatto, complementari o robe che non senso. Complementari in che senso? Cioè, tipo, cazzo ne so, due colori che hanno qualche cosa a che fare, due oggetti che uno con l'altro vogliono dire qualcosa. Mela e seme. Come? Mela e seme. Mela e seme. È meglio due frutti allora, mela e pera. Tipo... Per. Tipo c'è sfida. Facciamo uva e vino, tipo. Uva e vino ha un senso. Dovrebbe essere Vicentino, vai. Uva e vino? Tu chi sei? Tu fai uva, io faccio vino. Va bene, dai. Yo. Io vengo da te ma ti sfido per altro. Non hai capito come farlo, quando mi vedi dici per bacco. E che cazzo, se vuoi sfidare me ogni volta che demolisco il tuo flow indiscusso, gargarismi con l'ambrusco. Ok, tu stai rappando, io non ti sento perché io delineo continuo. Tu sei vino, io sono divino. Questo è lo stilo, UVA, perché t'acceco con dignità, i miei raggi sono UVA. Non ci arrivi fino qua, vuoi sfidare me? Questa era bella fra, mi sono inceppato. Flo che quando arrivo riconosci questi stili infinite, anzi ti colpisce sotto la vite. Ok, va tranquillo che quando rimo, tu sei troppo indietro, se sei vino come minimo sei primitivo. Il mio rap è più stilo, il mio rap è ostilo, il mio rap è ostentare ostilo. Ok, ma vaffanculo cretino, se mi sfidi fra rime strane, riconosce che ti snocciolo come uve manduriane. Il mio flow quando arriva non delinea che immane, riconosci il mio flow quando scassa, tu sei come uva, passa. Se dire non può ratarti, quando sono con coppa passata faccio vedere che in arca, che ne sta, c'è da perché sa boccano, sboccano, sbroccano, saggiano coppo pack, ma seca, acchiappano soltanto packer, a usa nacchere, io sono, passiamo un microfono, non ci stanno problemi, ci passa a Clementona. Passo un microfono a Clementona, caggo lo tomatona, la retta la rigora, situazione casentona, non garra mancano di tong, ding dong, va me chi è, Clementina zi e ciro zi, mi metto in coppa nu palc, cascio, pure vado a terno a fa l'applauso. Ognuno di noi ha diverse maschere, in questo caso parliamo di quella lì di Pulcinella, appunto. Ognuno di voi ha ognuno di noi ha diverse maschere e caccia la sua maschera, la sua arma segreta a seconda delle situazioni in cui si trova. Bella DJ, è meglio che mi alzi i toni. Ira, non ti voglio scottere, ma con sto ciuffo pare l'Intletoni. Che cazzo da fare? Mi cazzo orecchiera, è meglio che mo cambio un barbiero. E se vuoi un consiglio, è meglio che se lo fuggio con un coniglio. Perché non tengo mai sotto il tuo portafoglio. Non tengo motivo d'orgoglio, al finale mi arraglio. Perché devo dire il tuo mare come un burruzzo con matriglia. Teatro è una cosa che c'entra molto secondo me con il freestyle, perché un buon attore sa improvvisare nella vita. Quando io mi sono accorto che le rime che scrivevo a casa
Poi c'è tipo qualche poeta 200.000 anni fa l'aveva fatto prima di me, un po' ti senti un pirla. Però io dicevo, lui non ha il mio flow. Tutta più nelle battle di freestyle si usa, secondo me, meno finzione rispetto a quella che c'è nel teatro. Nel rap funziona molto la citazione, no? Quindi diciamo che citi la tua bibliografia. Se tu sei uno che ha letto libri o visto film, citi sta roba qua. Se tu sei uno che non ha letto niente, non ha visto niente, però conosce tutti i rapper, magari citi gli altri rapper e basta, no? I stessi rapper americani, la metà non sono mai andati a scuola probabilmente, gente super ignorante. Però se tu la tua ignoranza la riesci a fondere con la tua creatività e quello che viene fuori è potente, è potente. Tu puoi anche usare in tutto 10 parole, se però quelle 10 parole me le usi bene, con la musicalità, cioè non dimentichiamo che comunque il rap è musica. È un qualcosa simile al jazz, allo scat che si faceva nel jazz. Il rapper in teoria è il trombettista che al posto della tromba usa la voce. Quindi è vero che è importante quello che dici, come lo dici, però anche la musicalità delle parole. E nello stesso tempo nel freestyle conta anche l'attitudine. Me l'ha detto che i napoletani sono truffatori quotidiani. Lui è Gin perché si è fottuto con le sue mani. Spinaccia e carroina. Fai come il cazzo quando c'è freddo, sto stronzo si ritira. Lo prendo due volte a pazzo, originale è fatto. Voglio tutti e due, ma che cazzo mai c'è fatto? Allora arriviamo a te, sto partito a me succedendo. Hai già detto la bocca al vento. Se prima eravamo in tre a fare il to the beat, dopo saremo in due a fare questo to the beat. Che carina sta cosa, mi piace un sacco, blow blow. Come volete questo flow, sì o no, lo volete o no? Venite qui, anzi con i flowy, non me resta one beat, zero flow. Io lo faccio sopra i beat nei freestyle, anzi contro gli altri Willie Smith, contro i Jurassic 5. Sfide che faccio nella Fai, ai, se lo giro quanti anni mi troverai. Le prime vanno per quegli stronzi che parlano di punchline. Arrivata agli argomenti che mi insegno a far freestyle. Io sono andato alla mia prima gara nazionale di rap Tecniche Perfette, che non sapevo assolutamente che cosa fossero i punchline, questi termini qua, oppure che cos'era una click, che cosa, tutti questi termini poppeschi, non li conoscevo assolutamente. La punchline è letteralmente, non so chi l'abbia inventato e da dove venga fuori. La punchline è la rima d'effetto, l'insulto messo in rima, se vogliamo, che può essere autocelebrativo, può essere un atto che io faccio nei tuoi confronti per schernirti e quindi una battuta nei tuoi confronti, oppure puramente una rima di stile che magari ha un significato vero e proprio, che però punta a essere d'impatto. Però è una roba lì, cioè non è una roba che diciamo dà un contenuto, una continuità al rap. È una frase, una roba che tu dici, una punchline. Sono giochi di parole, una lacuna, le rime che ti faccio, la ruota della fortuna per te, che quando prendi il mic dici buongiorno come mai. Ho cominciato a capire l'idea che tu fai una rima e quindi devi subito avere in testa con quale parola vuoi chiudere la frase e avere quella velocità mentale di saper costruire una frase che chiuda con la parola che fa rima con la prima. Non solo, provando a rifare le cose che sentivo da Neffa ma anche da Deda, avevo capito che si poteva usare dei trick per iniziare una frase che era sempre la stessa, cioè sempre lo stesso trick con cui te poi potevi prendere tempo per crearti una frase. Quindi tu, non so, potevi mettere un mi capisci all'inizio di tutto, quindi dici, non so, mi capisci, sto a stazione Nomentano, mi capisci, anche senza microfono in mano, e poi continuavi e magari c'avevi questo lancio mi capisci che ti dava quel secondo in più per pensare a che cosa dire e a come chiudere le rime. Una routine può essere una punchline, quindi una roba che dici, o come, vabbè, io quando entro a fare freestyle di solito Enzino Torino mi capita sempre, ma quella è una routine. E diciamo che hai il cervello fatto a reparti, no? E tu hai un reparto dove ti vai a acchiappare le routine, e quando sei fottutamente nella merda ne vai a prendere una. Che non è per forza una rima che ti sei preparato, piuttosto che una rima che tu hai di repertorio, è una roba tua. Come lo slang dei Sangue Misto, il nome ne è, il CICOMD e queste cose qua, lo utilizzavano sempre. Per entrare in una parte un po' più mediterranea, non lo so, oppure più connesso con gli ispanici, mi piaceva il concetto di considerarmi neolatino e mi piaceva il concetto di Chico. E quindi Chico era una parola che suonava bene, che poteva essere infilata a manetta. Chico e Dico, sei a posto, no? Io penso che quello che abbiamo fatto noi forse è stato un po' come quello che a suo tempo dovette fare Niccolò Carosio quando
Ci fu un momento che i fasci gli proibirono di usare le parole inglesi per il calcio. E allora in Italia esisteva in tutto il mondo, il linguaggio del calcio era solo inglese. Lui si dovette inventare calcio d'angolo, fallo laterale, tutte queste robe qua non esistevano, se le inventate lui. Allo stesso modo noi, che siamo stati, cioè noi, quelli che hanno cominciato a fare il freestyle in italiano, io sono arrivato dopo un po', abbiamo dovuto comunque inventarci certe cose in italiano per fare funzionare le cose. Tu fai conto, per esempio, che tutta la storia del Bella Lì e del Qui Chi C'è erano robe, parole corte che suonavano bene. C'è un tipo di freestyle che fa molto effetto ed è il freestyle super veloce. Quando tu fai il freestyle super veloce, adesso vengo, prendo, tengo banco, per questo arrivo, sfondo con i piedi in mezzo al fango, la gente sta lì sotto, ah che treno. In realtà è molto più facile fare questo freestyle che fare i vecchi freestyle alla Neffa, che diceva entro qui, bella lì, che sembrano più semplici, ma tu lì hai delle frasi molto più corte e usi 5 parole nei freestyle alla Neffa o lenti, quindi è molto più difficile costruire una frase sensata che faccia rima con la frase che hai detto prima con 5 parole. Quando invece fai questi freestyle a macchinetta, alla Reizza, per me era lo stile di Reizza del Wu-Tang, c'hai tempo di prendere tempo. A me piace Super Mario con i funghetti, man, il mio rap lo sai non ha difetti, sul tuo culo proprio come dei confetti, da bravi ragazzi per te son cazzi. Quando c'erano ancora Isola Posse e All Star, mi ricordo che era uscito il disco Chronic di Dre, no? Il pezzo iniziava Chicky Check, microphone check 1, Chicky Check, microphone check 2. E noi lo sentivamo dalla mattina alla sera, e un giorno siamo arrivati, eravamo a Mesagne, e siamo andati al ristorante, arriva sto cameriere e dice con la stessa, c'era una sedia vuota, lui ha detto con la stessa intonazione proprio di Dre, fa qui chi c'è? E noi ci siamo voltati, io, Deda e Goffrey, abbiamo fatto microphone check 1 al cameriere, che ci ha guardati come per dire questi non stanno bene. E da allora io ho usato sta roba del qui chi c'è, al punto che poi alla fine per me il qui chi c'è era diventato il modo di dire il rap, no? Se io arrivavo dicevo smazzo un quickie check, era come per dire faccio un rap, no? Yeah, se qui ci fosse il prato me li fumerei senza mai perder fiato, ma qua in una situazione tipo to the beat mi piace fumare con i miei amici un tot di split. Fare freestyle non vuol dire fare una rima d'impatto, fare freestyle vuol dire saper dialogare col pubblico, saperti porre in un giusto modo, non perdere il filo del discorso, parlare di qualcosa in modo continuo senza cadere nel banale o senza ripetizioni. Prato, mo, se a livello è bagno, uno schiaffo non lo ascolta, tanto piglia un uomo ragno. E meglio che tu passi con me, fermi tanto per rendere più potente e clemente. Si tratta di fare un salto, no? Ti butti nel vuoto. Perché fino a quel momento tu c'hai i tuoi testi scritti e sai che, bene o male, in un momento di difficoltà comunque può partire un beat dove tu ci metti una cosa che hai scritto. Invece arriva il momento che ti butti e non sai se ti vai a sfracellare o se atterri un minimo decentemente. Il livello, quello superiore del freestyle, secondo me è quello dove non c'è una formula. Cioè non ti sgamo la routine, non fai un freestyle che è una routine ripetuta più volte e dove riesci a passare da un argomento all'altro in maniera fluida, musicale, legando le parole fra di loro. Se in un nome solo, il livello superiore del freestyle è Graff. Graff secondo me ha sempre fatto fra i migliori freestyle in assoluti, perché ha una genialità tutta sua nel attaccare una parola all'altra, il senso che gli dà e tutto. E continua a camminare alla ricerca della verità, ma la realtà dinanzi a mare resta solo l'immagine. E continua a camminare alla ricerca della verità, ma la realtà dinanzi a mare resta solo io mi ricordo che a suo tempo mi dissi porca miseria, cioè se io mai dovessi fare del freestyle, per me avrebbe senso fare freestyle, o comunque in generale avrebbe senso fare rap come lo fa Dimo, perché mi piaceva anche il contenuto politico dei pezzi. Poi sai, molta gente quando sente dire politico pensa a slogan eccetera, invece qua era proprio il contrario, nel senso qui politico voleva dire in senso greco
antico, cioè quello che tu puoi fare per la tua vita, per la vita della gente che hai a fianco. Quindi cioè, per noi era importante costruire qualcosa, era importante dare un senso, ecco. Paragono non per la musica, ma per l'attitudine, l'hip hop italiano all'ondata dei cantautori politici italiani impegnati negli anni 70, Guccini, De Gregori e compagnia bella. La musica non c'entra nulla, però con l'hip hop finalmente tornò nella musica la voglia di fare politica, perché voglio dire, quello che c'era stato prima, c'era stata tutta l'ondata del rock italiano degli anni 80, Elite Fib e compagnia bella, tutte esperienze molto interessanti, ma comunque molto pop, tra virgolette. Mentre l'hip hop italiano dimostrò che si poteva fare politica, ma non nel senso di politica partitica, ma politica nel senso di lanciare dei messaggi e di parlare di cose importanti, e di farlo però con la leggerezza di pezzi che poi potevano essere assolutamente ballati. Io posso venire da qualsiasi posto, se non ho nulla da dire non avrò mai l'esigenza di parlarne. Quando uno invece si sente soffocato e vuole parlare di certe cose perché non si sfoga in qualche maniera, gli viene di scrivere rap. I ragazzi della nuova scuola di Napoli sono una cosa allucinante, secondo me, con lo spirito con cui fanno le cose. Posso nominare qualcuno, MC Ozzy, i Ganja Farm, ce ne sono tantissimi che vogliono spingere questa cosa per rappresentare veramente quello che sono. Questa musica arriva in Italia ma non viene scimmiottata e copiata, mentre tutti i gruppi rock italiani volevano assomigliare ai gruppi rock americani e quindi in buona parte cantavano in inglese, qui c'era la coscienza di fare una musica che la gente riuscisse davvero a capire, no? Perché fosse assolutamente percepibile. Ma pensa anche al dialetto, cioè con l'hip hop italiano è tornata nella musica giovane, adesso è un'espressione orrenda ma tanto per capirci, la voglia di usare il dialetto. Cioè prima il dialetto era considerato una cosa per vecchi. Uno è pena, scoma, è puttana la valore, ma te ne ascoltata una. Evidentemente da un rosso e un rosso, stiamo un blu mezzo, tarde a vasta, ma da trasca la speruma caramana, mentre su ognuno del fuego colossia, direttamente da un ponte cirevole, pronta a crescenda sto cazzo da tenere. Dalla fine del periodo di Neo X giro insieme a Trix e Kaos, faccio i concerti con Kaos. In più faccio delle serate con Mad Kid, che è un DJ che suona reggae. Più vabbè, serate in giro un po' ovunque, da solo. Mi concentro più su quello, più sull'aspetto del live. Mi piace di più, mi diverte di più. Se tu prima andavi da un napoletano, gli dicevi rap in napoletano, non lo faceva, perché chiaramente il dialetto veniva considerato un limite, perché la gente non ti capiva. Invece sul Sound System ne hanno fatto proprio una bandiera e penso che in questo senso abbiano poi aperto la strada, le orecchie ad altri che poi si sono sentiti più tranquilli a fare il dialetto. Tanto più che il napoletano, per esempio, penso che sia in assoluto proprio la lingua italiana più rappabile. Cioè il napoletano secondo me è più rappabile perfino dell'Ibonic. Cioè il napoletano c'ha tutte parole tronche. È chiaro che secondo me le possibilità ritmiche sono pressoché illimitate quando hai tante parole corte e tronche. Se tu devi usare parole tipo psicolabile, cioè capisci che ti restringe parecchio il campo. Comunque il napoletano, cioè, offre questa musicalità che magari l'italiano, cioè, offre ma che è più difficile da raggiungere. E questo comunque è stato sia una cosa a cui ci siamo legati, nel senso che comunque non abbiamo... Forse Ciro ci ha provato a fare rap in italiano, però cioè non è poco cosa. Ma basta se ferma otta rete, MC Ozzy in coppo groove, guido, quindi a sta situazione manco fossa stella cometa, spera in maggio, troppi ram maggio, a capo in un mese maggio, romaggio, l'84 maggio mai fermato, frate, ma capata, sai, gente, a radio, fa niente perché sbaraglio, qualsiasi tipo di eserciti, mi esercito ogni giorno, è un allenamento continuo, ancora una tavola con frate Clementino, se parleggi qua, pure un coppo documentari, sbaglio, non mi cercheremo un coppo vocabolario, un coppo dizionario, si intenga dizione a buono, me la passa po' cazzo, perché sono napoletano e che sta storia per cappare i packer a tutte i ciocciole non hanno capito che in da sto boccione ce ne stanno a quantità industriale, per chi non vuole, per chi non lo sa, soltanto flow, frate. Può essere anche una cosa personale, perché dici
Sì, io voglio fare la mia musica, non mi interessa, voglio fare quello voglio fare la musica napoletana e magari non mi interessa se uno non mi capisce o mi capisce. Però puoi anche ragionare, cazzo, però mi interessa il parere di questo amico mio che magari è di Milano e di Torino e... Non mi chiedere come mai a un certo punto si è scatenata questa roba qua del dialetto, perché non la so. Non saprei dirti, boh, probabilmente inconsciamente a un certo punto mi sono reso conto di aver attirato l'attenzione su di me e ho scelto, forse, non lo so, di fare questa cosa nella maniera più spontanea per me. Io penso così. Non penso in italiano, assolutamente. Nella poesia queste cose tu le puoi dire, ma le puoi recitare, non le puoi rappare. Noi non tralasciamo il fatto che al di là della scrittura del rap, questa è musica, è una musica che va ascoltata e quindi ti deve piacere ascoltarla. Di molti rapper tu puoi percepire il flow e non capire quello che dicono, stesso motivo per cui noi ascoltiamo gli americani. A differenza di tanti altri rapper nella scena italiana che capiscono l'americano, io non lo capisco. Cioè, se rappi in siciliano magari ti capisco, ma in americano non ti capisco cosa dici. Quindi io mi baso sulle rime che fanno, capisco le chiusure, quindi le cadenze, quindi metricamente parlando, e poi ti impressiona a livello di flow, che è il come stai dicendo queste cose. L'anno del 2004 è stato l'anno delle battle di freestyle. Allora, visto che i veri king si erano messi un attimo da parte, non facevano più le battle di freestyle delle nuove generazioni, eravamo 3-4 crew in giro per l'Italia, soprattutto al nord, perché comunque la realtà del sud era una cosa che conoscevamo poco, alla quale io sono sempre stato vicino, però conoscevamo poco, quindi i rapper più giovani del sud non erano conosciuti. E poi andando avanti il baricentro si è spostato e quindi adesso le realtà più fresche, sicuramente più positive, stanno giù. Dopo, diciamo, la vittoria di Tecnica Perfetta a Torino, là ho notato io che la gente mi conosceva giusto per aver ascoltato tu sei Clementino Cosa. Poi c'è stato l'avvento To The Beat, l'avvento Valvarep, dal 2004 al 2006 che sono stati fantastici. Ho viaggiato in tutta Italia, ho conosciuto tante persone, ho visto che grazie a queste gare, diciamo, che avevo fatto, mi conoscevano, anzi posso addirittura ricordare delle volte sono andato alle gare e vedevo la gente, diceva Clementino, lui diceva minchia, un scemo come a me interessa questi 3-4 cristiani, va bene. Ad oggi Zona Dopo è un'associazione culturale nata dopo la prima edizione del To The Beat, ovvero quando ci siamo trovati che To The Beat non aveva più una location sicura e un gruppo quale era quello del Link di Soulboy che ha appoggiato questa idea di Mario il primo anno, e quindi là ci siamo ritrovati io, Mario, Sciablo più una serie di amici, insomma, che ci sono sempre stati vicini. C'era un momento di stasi a Bologna, verso la fine degli anni 90, subito a cavallo dell'inizio del 2000. Poi all'improvviso c'è stata questa proposta di Inoki di fare una gara di freestyle, una sfida di freestyle al vecchio Link, e da lì poi è nato un po' l'avventura To The Beat. Ad aiutarmi a ideare appunto queste serate, in primis Luigi, Trix, Sciablo, Moddi, un po' tutti quelli che poi hanno fatto parte davanti o dietro al palco di quello che poi è stato il To The Beat. Yo, sempre stessa roba, due entrate da un minuto a testa. Ok, un minuto di faccia a faccia. Prima del To The Beat io in realtà non ho mai partecipato a sfide vere di freestyle, nel senso a
contest organizzati che fossero delle vere e proprie sfide. Il fatto di sfidarsi già c'era, perché lo sentivamo nei testi dei rapper americani che dicevano battle MC, quindi MC da battaglia, rime da battaglia, e noi già verso il 97-98 eravamo strafomentati con questa idea dell'MC da battaglia. Stoppa, stoppa. Azione. Ah, io l'hip hop italiano ben venga se c'è un futuro, cioè se c'è un futuro ben venga, cioè noi ci siamo con tutti e due i piedi dentro, quindi cioè non posso solo che auspicarmi che continui, che continua a crescere, insomma, poi fin quando reggiamo siamo qui, lo continuiamo a fare. Bella lì. L'hip hop in generale avrà una lunga vita, perché ormai è un genere come il rock, cioè dovremmo chiederci quando morirà il rock, quando morirà la musica house che esiste dal 1980 e che vive e vegeta. Credo sia assolutamente la stessa cosa per l'hip hop, cioè ormai è un genere ben codificato. C'è una cosa in più rispetto agli altri generi, che non è solo un genere musicale ma è un linguaggio. Secondo me Napoli adesso sta spingendo in un modo assurdo, forse perché in questo momento sente il bisogno di parlare, oppure ha capito che ha capito qual è il modo con cui utilizzare questo mezzo, praticamente, quello del rap. Oggi l'hip hop ha una visibilità altissima, ma noi la dobbiamo utilizzare nel giusto canale. Per me è stata una fortuna formarmi come persona a Taranto, decentrato da i grossi giri dell'hip hop in Italia, che se vuoi sono pieni di un sacco di contraddizioni e anche di un sacco di roba che non serve a niente, capito? Un sacco di mosse. Questa è una cultura, la gente ci si può avvicinare come no, quindi è inutile ghettizzarsi e chiudersi alla gente che vuole avvicinarsi. Chuck D ha detto una cosa essenziale, ha detto: mai in un periodo come questo l'hip hop è stato così importante per i giovani e per le nuove generazioni, perché rappresenta proprio un nuovo linguaggio, nuovo perché ci si avvicina ora, per me non è più nuovo, però fu nuovo al tempo. Ed è un linguaggio, ed è forse il linguaggio più vicino alle strade, non intese come ghetto, come criminalità, le strade proprio, più vicino alle nuove generazioni, ti permette di usare molte parole, di usare il tuo slang da comitiva e tutto. Chuck D ha detto: in questo periodo in cui l'hip hop è così importante, manca un serio approfondimento da parte dei media, dell'hip hop e anche delle influenze positive e negative che l'hip hop e la musica rap può avere. Le parole sulla musica sono una forma di induzione. Tu con le parole sulla musica puoi indurre uno a pensare o a visualizzare o dentro se stesso a cercare il senso di una cosa che tu hai detto. Ed è un po' un mistero come funziona questa induzione nel migliore dei modi. A volte tu senti di usare parole molto belle, però messe male sulla musica e non ti dicono niente. A volte uno ti dice andiamo al bar, però te lo mette nel modo giusto e quella cosa ti tocca profondamente. Ecco, io penso che il freestyle è come in un certo senso un po' esercitarsi al mistero della comunicazione delle parole sulla musica. Con questa direi che puoi chiudere. Penso che Michele adesso sta vedendo che cos'è Napoli e non penso che nessuno gli ha puntato una pistola contro appena arrivato. Ci hanno rubato la macchina. Mettila, ci hanno rubato la macchina. E metti pure io che dico mettila, ci hanno rubato la macchina. Del culo col buon mix di te ne vai Torino. Mi ha dato quello che sono, un suono quello che sono. Per questo è un flow che si mangia gli altri flow, uomo. E l'uomo è una citazione. un beef silenzioso. Ciao ciao, e Procton ci sono, fatemi ridere. Okay. Sono Sergio, DJ Trix. Sicuramente a Taranto, nei primi anni 90 sicuramente non c'era un treno che passava. Mi viene spontaneo rappare se sento una musica, anche se non è rap. Se la musica è divisibile in quattro quarti, comunque una rappatina sopra me la faccio sempre, quindi. Cioè, ai tempi miei
non esisteva proprio, cioè il microfono lo prendeva chi era determinato e rischiava di fare una figura di merda, quindi hai capito, non è che andavi là e dicevi no, allora mi metto qua, io sono il quarto, l'ha acceso lui, io sdruso, no. TCK significa The Chuck Crew. Praticamente ti colpisco. Lui dice praticamente, praticamente. The Chuck vuol dire io ti colpisco, capito? I The Chuck, cioè. Yes. Dialetto napoligno.